così abbiamo le parti. Paolo Romeo è presente, difeso dagli avvocati Tommasini che è presente, Zoccali che è presente, Valentino più Cotrupi che sono assenti. Prego Presidente. Va bene, dovremmo riprendere l'istruttore dibattimentale, mi pare che però testi sono presenti, c'è qualche testo presente. Signor Presidente, intanto rinunziamo a Soriero, Bova e Gaudio. Erano convocati, ci sono problemi, abbiamo deciso di rinunziare. Poi abbiamo da proporre istanza per sia ai sensi del 195. Un momento, allora, per quanto riguarda i la denuncia, il pubblico nulla osserva. Non lo osserva. La Corte revoca l'ordinanza ammissiva dei testi Bova, Soriero e Gaudio. Va bene, va bene. Avvocato Tommasini, può illustrare? Poi, Presidente, nell'ordine, siccome abbiamo da chiedere l'acquisizione di alcuni interrogatori di collaboratori di giustizia, perché rinunziamo a sentirli, abbiamo parlato col pubblico ministero, abbiamo dato stamattina la copia, quindi per accelerare i tempi siamo d'accordo col pubblico ministero per introdurre i verbali che sono fatti per teme in ordine, voglio dire. Poi in più, e quindi riguardano Lauro, Giacomo, Barreca Filippo, Albanese Giuseppe, Schettini Antonino e Lombardo Giuseppe. Di questi diciamo collaboratori sostanzialmente abbiamo per temi tutti i verbali da introdurre, che le posso dire: massoneria, aggressioni programmate, traffico di stupefacente ed altro. Quindi abbiamo già parlato col pubblico ministero e abbiamo dato i documenti. È inutile che io legga, perché depositiamo, è tutto in ordine, in memoria. È tutto in ordine, proprio ordinati, ci sono l'indice, c'è tutto. Dobbiamo solo firmarli, li firmo per depositarli. E poi quindi ci sono, io non vorrei leggere. Qui ci sono tutti i testi che abbiamo indicato ai sensi del 195, poi i verbali, testi ai sensi del 195 e contemporaneamente 507. E abbiamo quindi, però in ordine, questi per il 195, questi altri li chiediamo ai sensi del 507. Tutto questo è praticamente riportato in questi verbali, che se dovesse mettere a leggere tutto, insomma, impiegheremmo parecchio tempo indicando le udienze, i verbali di dibattimento, le date, perché sono tutte riportate. Ma se li vuole leggere, ci leggo io. Se li vuole leggere il Presidente, volete che li leggiamo? Comunque. No, vabbè, poi li depositerà, poi la Corte si riserverà, li prenderà in esame. Questo è identico sostanzialmente. Il pubblico ministero è qui a conoscenza, sì, vediamo così. La stessa copia che abbiamo dato stamattina, voglio dire. Vabbè. In maniera. Le richieste ex articolo 195 e 507 le formulate ora. Quelle del centro leggerò. Va bene. E allora, Presidente, si chiede l'acquisizione dei verbali d'interrogatorio. No, l'abbiamo già detto. Dunque, noi chiediamo le richieste già avanzate dalla difesa nel corso del dibattimento e sulle quali la Corte si è riservata di decidere. In data 18.7.97 avevamo chiesto l'audizione ai sensi dell'articolo 195 e 507 Codice Procedura Penale dei seguenti testi, perché riferiscono sugli argomenti massoneria. Avevamo chiesto la citazione di Fontana Giovanni e di Amodeo Antonino in ordine alle informazioni fornite a Lauro
circa l'appartenenza del Romeo alla massoneria nel corso di una riunione avvenuta tra novembre 86 e gennaio 1987. Per quanto riguarda il capitolo pace mafiosa, l'agitazione di Saraceno Antonino e Saraceno Salvatore sulle notizie fornite a Lauro circa il ruolo di artefice della pace mafiosa assunta dall'avvocato Paolo Romeo. Capitolo fuga di Franco Freda, l'agitazione di Vernaci Mario, Vazzana Giovanni, Zamboni Roberto su alcuni particolari della fuga di Freda confinati a Lauro. Per quanto riguarda i rapporti della questura sui raggruppamenti mafiosi, l'agitazione del questore Girolamo Celona sulle telefonate ricevute da Lauro nel periodo della sua latitanza e sui riferiti presunti incontri con altri latitanti. Latitanza Martino Paolo, citazione di Talamo Giovanni in ordine agli esiti di un assunto pedinamento ad alcuni suoi congiunti negli anni 1987-1988. Condizionamento dei processi. L'agitazione dei signori magistrati, dottor Giacomo Foti, dottor Francesco Delfino, dottor Agostino Cordova, perché riferiscono su fatti e circostanze riferite dal collaboratore di giustizia Giacomo Ubaldo Lauro. Chiedevamo inoltre, eccellentissimi signori della Corte, l'acquisizione delle sentenze della Corte d'Appello di Reggio Calabria, sentenza numero 1884/91, procedimento Saraceno Antonino più 4. Corte di Assise di Reggio Calabria, sentenza numero 11/72, processo Domenico Tegano più 2. Sentenza Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, numero 7/77, Domenico Tegano più 2. All'udienza del 16 gennaio 97, eccellentissimo signor Presidente, si chiedeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di interrogatorio di Barreca Filippo, rese nelle udienze dibattimentali del 6/10/93 e altre udienze che sono assorbite e che la tutta questa fascia riguardante Barreca Filippo è assorbita dal parere favorevole del signor Pubblico Ministero, signore della Corte eccellentissima. Inoltre chiedevamo l'acquisizione della sentenza ordinanza del giudice istruttore di Milano, dottor Guido Salvini, nel procedimento contro Azzinico più 25, portante il numero 2643/84, richiesta questa che era stata formulata anche dall'ufficio di procura, nonché l'acquisizione della richiesta di archiviazione fatta al GIP dalla Procura della Repubblica nei confronti di Misasi Riccardo, richiesta datata 11/12/95, l'acquisizione dell'archiviazione fatta dal GIP dottoressa Natina Praticò nei confronti di Misasi Riccardo in data 3 maggio 1996, l'acquisizione dei verbali d'interrogatorio dei collaboratori scriva Giuseppe e Rasa Annunziato rese nell'udienza dibattimentale del 27/11/1996 nel procedimento numero 88/96 contro Foti Giacomo più 2 pendenti all'epoca davanti al Tribunale di Messina. In data 25/11/1997, acquisizione della lettera inviata dal dottor Agostino Cordova, procuratore della Repubblica di Napoli, in data 26/8/96 al presidente della Corte di Assise di Reggio Calabria del processo 16/95 contro Paolo Romeo e mai depositata nel fascicolo dibattimento. All'udienza del 12/10/97. Ai sensi dell'articolo 195 e 507 Codice Procedura Penale, si chiede l'audizione dei seguenti testi. Manenti Franco, nato a Roma il 10 settembre 1936 ed ivi residente in via Giacomo Bove numero 31.3, perché riferisca in ordine alle modalità di esecuzione del furto alla Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania di Reggio Calabria avvenuto in Reggio di Calabria nell'anno 1976.
nonché l'agitazione di Palamara Francesco, nato a Reggio Calabria e residente a Roma, Palamara Pietro, nato a Reggio Calabria e residente a Roma, perché riferiscono se nell'anno 1981, presso l'androne del negozio di mobili che all'epoca gestivano in territorio di Marino Laziale, Roschetti Pino esplodeva alcuni colpi di pistola contro Lauro Ubaldo Giacomo, attingendolo agli arti inferiori, sui particolari della causale e sulle modalità di soccorso del Lauro Giacomo. Nonché chiedevamo l'agitazione di Chiodo Giovanni, nato a Raggiano Gravina, provincia di Cosenza, il 20/10/56 e domiciliato in Belgio, al numero 3630 di Mechelen, numero 20, detenuto, perché riferisca quanto a sua conoscenza sulla vicenda relativa alla vendita di una Mercedes 200, consegnatele dalla Torre Salvatore, nel marzo-aprile 92 in Olanda, sui tempi e sulle modalità della vendita dell'autovettura e sulla destinazione delle somme ricavate alla vendita, nonché sui suoi rapporti con Lauro Giacomo sino al marzo del 1994. All'udienza del 27 giugno 96 avevamo fatto richiesta di citazione di Dominici Carmine. All'udienza del 25-97 avevamo chiesto l'acquisizione dei verbali del collaboratore Serpa Stefano del 24-3-95 e del 25-3-95, nonché l'audizione del questore dottor Francesco Sirleo in relazione alla attività investigativa svolta presso l'abitazione di Barreca Filippo e Barreca Vincenzo nell'anno 1979, indicata da Barreca Filippo nel corso del suo esame dibattimentale nel presente processo. L'agitazione altresì del dottor questore Canale Parola in relazione alla collaborazione avuta da Barreca Filippo per la cattura di Franco Freda nel 1979. L'agitazione del signor Domenico Sacco in ordine alle circostanze riferite da Gerardo Michele su un presunto incontro con l'imputato nel corso di una campagna elettorale. Si chiede l'audizione inoltre, ai sensi dell'articolo 195 e 507 Codice Procedura Penale, dei seguenti testi: Rosmini Diego Senior, perché riferisca sul contenuto delle conversazioni avute nel 1991 nel carcere di Palme con il collaboratore di giustizia Barreca Filippo riguardante l'avvocato Paolo Romeo. Capitano Di Fazio Carmelino, perché riferisca sull'esito delle indagini relative alle dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine agli appoggi elettorali che i vari gruppi criminali hanno dato ai politici della provincia di Reggio Calabria. Attività che nel corso dell'esame del 3 giugno 96 dichiarava essere in fase conclusiva nell'ambito di un procedimento in corso curato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Nonché perché riferisca sull'esito delle indagini patrimoniali riguardanti l'avvocato Paolo Romeo, che sempre nell'esame del 3 giugno 96 dichiarava essere ancora in corso. Si chiede altresì l'agitazione del colonnello Angelo Pellegrini, perché riferisca sulle informative confluite nei procedimenti Olimpia 3 e Olimpia 4. Olimpia 3 recante il numero 104/95 Registro Generale Notizie di Reato, Olimpia 4 il numero 98/97 Registro Generale Notizie di Reato. Nonché sul procedimento Terranova numero 8/97, sul procedimento Scopelliti bis numero 31/96 e sul procedimento Scopelliti numero 8/94, di cui si ha avuto cognizione in epoca successiva all'inizio del presente processo e delle quali egli è estensore firmatario. L'agitazione di D'Agostino Patrizia, perché riferisca in ordine alle notizie fornite a Barreca Filippo nel 1991, aventi ad oggetto interessi patrimoniali tra Araniti Santo e Paolo Romeo. L'agitazione altresì di Martino Paolo, perché riferisca sui rapporti intercorsi con l'avvocato Paolo Romeo e sulle circostanze che Barreca Filippo assume di aver appreso dallo stesso Martino Paolo, nonché da Barreca Filippo, omonimo e cugino del collaboratore di giustizia, Barreca Santo, Barreca Giuseppe, Barreca Vincenzo, Freda Franco, Araniti Santi, cara Francesco. Tutti questi perché riferiscono sulle circostanze che il collaboratore di giustizia Barreca Filippo
assume di aver appreso da loro. Si chiede altresì la citazione di Concutelli Pierluigi perché riferisca sulle circostanze che il collaboratore di giustizia albanese assume di aver appreso da lui. La citazione di Vernaci Mario perché riferisca sugli incontri avuti con il collaboratore di giustizia Gerardo Michele in occasione di campagne elettorali presso la segreteria politica dell'imputato avvocato Paolo Romeo. L'agitazione dei testi. Un attimino solo, Presidente. L'agitazione dei signori magistrati, dottor Giuseppe Viola, dottor Giovanni Montera, dottor Domenico Caputi, perché riferiscono se hanno mai subito pressioni nel corso dei processi che hanno curato, quali magistrati giudicanti contro il gruppo Barreca, De Stefano ed in particolare i primi due, Viola Giuseppe e Giovanni Montera, in ordine ai procedimenti sfociati nelle sentenze numero 799/78 del Tribunale di Reggio Calabria e numero 103/86 della Corte di Appello di Reggio Calabria. Ed il dottor Domenico Caputi, altresì, in ordine al processo di cui alla sentenza numero 278/92 del Tribunale di Reggio Calabria. Infine, si chiede l'ammissione dell'esame dell'imputato avvocato Paolo Romeo. Riassunto. Signor Presidente, ho finito. Va bene, pubblico ministero. Comunque sono richieste già avanzate nel corso di precedenti udienze. Sì, quelle sì. C'è qualcuna? Sì, queste ultime sono. Diciamo che per quanto riguarda quelle che sono state già formulate, il PM aveva già interloquito e quindi si riporta. Sì, già, infatti, a quanto già ha espresso il proprio. Esatto. Bene. Non c'è opposizione per quanto riguarda i testi che si richiede di sentire ex articolo 195, per tutte le altre richieste ritiene questo pubblico ministero che non siano assolutamente necessarie ai fini della decisione perché il processo è ampiamente istruito e quindi credo siano rigettate. Lo stesso vale per quanto riguarda le richieste che sono state formulate nel corso delle passate udienze dal pubblico ministero ex articolo 507 sulle quali la Corte si era riservata, le riepilogo, sono la richiesta di audizione di logoterapeuta Demetrio, il quale dovrà riferire sul contenuto dell'intercettazione ambientale del 9 aprile 1992 che è stata acquisita in atti, intercettazione ambientale disposta nella segreteria politica del logoteta che all'epoca era candidato alle elezioni. Per quanto riguarda invece altre richieste riguardava l'audizione del capitano Massimo Giraudo, il quale ebbe modo di sentire Dominici Carmine e sul contenuto di questo colloquio avuto con Dominici Carmine ha redatto una relazione di servizio a sua firma che reca la data del 19/2/1994 e quindi su questo colloquio io chiedo che venga sentito il Massimo Giraudo. Ielo Donatella, che è la vedova di Badalà Carmelo, il quale dovrebbe riferire sulle sue conoscenze in relazione alla fuga di Franco Freda, perché si assume che il Badalà Carmelo ebbe modo di ospitare per un certo periodo di tempo il Freda e all'epoca la Ielo Donatella era la compagna del Badalà Carmelo. Per quanto riguarda invece la posizione di Presto Antonio e le intercettazioni ambientali eseguite presso la segreteria politica di Logoteta Vincenzo, si chiede l'audizione del maresciallo Moschitta Nicolò, che fu colui il quale proprio ha eseguito le intercettazioni ambientali e ha svolto attività di indagine sul Presto Antonio, che è una delle persone di cui si è parlato molto in questo processo. Poi si chiede di sentire il dottor Paolino Quattrone, che è stato direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria e ha reso delle dichiarazioni all'ufficio di procure il 12 giugno 1996 con particolare riferimento
al ruolo avuto dall'imputato Romeo in sede comunale per ottenere l'allontanamento del quattrone dalla casa circondariale di Reggio Calabria. Per quanto riguarda poi tutta una serie di rapporti giudiziari che sono stati acquisiti successivamente al deposito della lista del pubblico ministero, rapporti che si riferiscono a vicende risalenti all'epoca degli anni 70, si chiede di sentire il brigadiere Panarello Giovanni, che ha redatto, e anche antecedente al 1970, un rapporto giudiziario il 12/9/65, quando era in servizio presso la questura di Reggio Calabria, nell'ambito del quale veniva denunciato il Romeo Paolo e Schirinzi Giuseppe per il reato di quell'articolo 290, nonché il dottor Santillo, che effettuò una segnalazione in data 18 settembre 1967, allorché era in servizio presso la questura di Reggio Calabria, il dottore Zocca Giuseppe, che ha effettuato un servizio d'ordine il giorno 28 aprile 1966, confluito poi nel rapporto giudiziario numero 3511 del 13/5/66, in cui il Romeo insieme ad altre persone veniva denunciato. Vi è un da sentire l'estensore che non è stato identificato perché la firma è illeggibile, il quale ha redatto un rapporto giudiziario della Questura di Roma numero 50606 del 25 marzo 68, con cui il Romeo Paolo e altri venivano denunciati per gli articoli 582, 633 e 635 del codice penale. Il dottor Corradini, che dovrà riferire sul contenuto del rapporto giudiziario in data 29/4/68 della squadra mobile di Reggio Calabria, in cui Romeo Paolo e Pardo Aldo venivano denunciati per il reato di quell'articolo 7 della legge 1546 del 1947. Quindi il dottor Viola Piero, sul contenuto del rapporto giudiziario numero 3865 del 16 luglio 71 della Questura di Reggio Calabria, con cui veniva denunciato Romeo Paolo ed altri per adunata sediziosa. Ancora il dottor Luigi Micali, sul rapporto numero 6118 del 4971 della Questura di Reggio Calabria, in cui il Romeo Paolo veniva denunciato per organizzazione di manifestazione non autorizzata. Questo per quanto riguarda i fatti che risalgono agli anni passati e che servono a chiarire la personalità dell'imputato. Mentre sempre in epoca successiva al deposito della lista si è acquisita una informativa della Digos di Verona in data 8 settembre 1993 nei confronti di Freda Franco e altre persone che venivano accusati di ricostituzione del partito fascista. In questa informativa della Digos viene fatto riferimento all'imputato Romeo Paolo e quindi si chiede di sentire questa persona, questo dirigente della Digos, perché riferisca quanto è emerso sul conto del Romeo Paolo nell'ambito di questa indagine condotta nei confronti di Freda Franco. Per quanto riguarda invece l'attività integrativa di indagine, si chiede di sentire l'ispettore Saverio Portentosi della Questura di Reggio Calabria, che dovrà riferire sull'informativa in data 10 luglio 96 relativa ad accertamenti che sono stati svolti sulle nomine difensive di Martino Paolo, sulle utenze in uso a Romeo Paolo e sulla disponibilità da parte di quest'ultimo di un'abitazione in località Pellaro di Reggio Calabria, circostanza emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale. E quindi il dottor Mario Esposito, già commissario di pubblica sicurezza presso la Questura di Reggio Calabria, che riferirà sul contenuto del rapporto del 21/9/73 con cui vennero denunciate 16 persone, tra cui Romeo Paolo, per invasione di edificio pubblico e violenza privata, sempre ritornando ai fatti pregressi. E ancora il tenente Carmelino Di Fazio, che ha redatto l'informativa 6448 del 27/9/96, che ha per oggetto le minacce subite dal dottor Agostino Cordova e dal dottor Vincenzo Magri, che hanno costituito oggetto della deposizione del collaboratore di giustizia Lauro Giacomo nel corso di una di queste udienze. Ancora la citazione del dottor Rocco Gerardi, che è stato in servizio presso la squadra mobile di Reggio Calabria, che dovrà riferire sul rapporto giudiziario di denuncia a carico di Barrega Vincenzo e Barrega Filippo, dei fratelli Barrega, cioè redatto in data 18 ottobre 1979. In particolare dovrà riferire
sulle modalità della perquisizione che è stata eseguita presso l'abitazione dei fratelli Barreca e sul luogo in cui vennero rinvenuti i preziosi sottratti a Parigi Giulio. Sono delle circostanze che sono venute fuori a seguito della deposizione del collaboratore di giustizia Barreca Filippo. Per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, questi sono scopelliti Giuseppe, che ha reso dichiarazioni in data 11 ottobre 1994, e quindi sul contenuto di queste dichiarazioni si chiede l'escussione, e Iero Paolo, che è stato sentito il 3 e il 5 settembre 1996, sul contenuto dei verbali se ne chiede l'escussione, in particolare sui rapporti tra il Romeo e la Cosca Rosmini in relazione al tentativo di aggiustare, tra virgolette, il processo Santa Barbara e sul sostegno elettorale ottenuto dalla Cosca Labate, su quanto a sua conoscenza, in particolare segnalo alla Corte che i verbali di Iero Paolo, inizialmente depositati con gli omissis, all'udienza del 25-11-97 sono stati depositati senza gli omissis. C'è un elenco che mette a disposizione della Corte, insisto, in queste richieste già formulate. Va bene, su queste già la difesa si era, man mano che erano state formulate, sì. Io, Presidente, chiediamo soltanto 10 minuti, non di più, pochi, 5 sì. minuti, pur per poter rispondere su alcune cose, non su tutto. Sì, ma mi pare che per la maggior parte... E appunto, quindi man mano che erano state formulate le richieste, la difesa si era già pronunziata. No, su alcune no. Per esempio, voglio dire, esiste questo problema per quanto riguarda i portentosi, sì. Per esempio. Questo ci opponiamo per i portentosi perché è un fatto, voglio dire, già a conoscenza del pubblico ministero sin da quando ha redatto, ed è stato anche già sentito. Poi per esempio ha bisogno di qualche minuto, avvocato? Qualche minuto, non di più. Va bene, sospendiamo per 10 minuti, 5 minuti, sì. Prego. E allora io non voglio evitare, allora giriamo. Giraulo. Sì, e allora signor Presidente, già non ci opponiamo, sono numerati anche le richieste del pubblico ministero, per le richieste fatte ai numeri 1, 3, 4, 5, 16, 18 e 19. Ci opponiamo, e diciamo subito il perché, per quanto riguarda il capitano Giraudo, perché? Perché viene sentito Dominici e Giraudo dovrebbe riferire sulla relazione di servizio su fatti che avrebbe riferito Dominici. Abbiamo Dominici, quindi riteniamo che sia inutile il capitano Giraudo. Poi ci opponiamo a Panarello, Santillo, Zocca, Corradini, Viola, Micali, Russo ed Esposito, perché costoro, alcuni di loro saranno molto anziani oggi, devono riferire su fatti che riguardano l'avvocato l'avvocato Romeo dagli anni 65 al 73. Ora, a parte il fatto che queste informative erano già nel fascicolo del pubblico ministero e che quindi avrebbe potuto indicarli per tempo ai sensi del 468 qua nel formulare la lista, ma il punto non è questo. A parte che si tratta, vi dicevo, di fatti vecchi, siccome abbiamo chiesto l'esame e quindi avrà diritto al controesame il pubblico ministero, ma è interesse nostro fare chiarire all'avvocato Romeo queste vicende della sua gioventù, diciamo,
abbiamo interesse noi, e può contribuire con il controesame il pubblico ministero a far chiarezza su questa vicenda, altrimenti veramente credo che appesanteremmo per queste vicende antiche, voglio dire, molto la Corte, insomma, riteniamo che può essere risolto in quei termini. Poi, per quanto concerne i portentosi, ecco, i portentosi viene citato dal pubblico ministero in quanto dovrà riferire sul contenuto dell'informativa numero tal dei tali in data 10/7/96 relativa ad accertamenti integrativi svolti sulle nomine difensive di Paolo Martino. E allora, su questo punto già c'è documentazione, mi pare, in atti ai fini delle nomine che sono state prodotte dal PM, quindi sono indagini che ha fatto, ecco, questo praticamente ha fatto delle indagini informative e ha prodotto i risultati delle informative. Poi vi è, sulle utenze in uso a Romeo Paolo e sulla disponibilità da parte di quest'ultimo di un'abitazione in località Pellaro di Reggio Calabria, su questa circostanza, se non andiamo errati, ha deposto già di Fazio, il capitano di Fazio, quindi è ultronia rispetto a quanto già ha riferito. Poi, ecco, poi va tutto bene, abbiamo visto, non ci opponiamo. Poi l'unico altro aspetto è quella del collaboratore di giustizia Scopelliti, Giuseppe, il quale, voglio dire, parla nell'interrogatorio che ha reso, da piccoli spunti in ordine a fatti che riteniamo superflui e sui quali comunque, per esempio la massoneria, ormai sono intervenuti una serie di ufficiali di polizia giudiziaria, di testi qualificati, e che pertanto hanno su questa materia deposto. E poi, voglio dire, anche questo poteva essere avanzato sotto col 468, perché era già, diciamo, nel fascicolo del pubblico ministero. Ma a parte questo aspetto formale, voglio dire, il punto su cui riteniamo, ecco, basare il nostro assunto, cioè di superfluità del fatto, è perché su questi spunti che ha dato il collaboratore abbiamo già, credo che la Corte abbia già tutti gli elementi per poter pronunziarsi bene. Non ci sono. Per il resto abbiamo detto che non c'è alcuna Volevo soltanto dire che inizialmente all'imputato Romeo Paolo erano stati attribuiti dei precedenti giudiziari di polizia sbagliati, circostanza che è emersa nel corso di questo dibattimento, perché non corrispondevano a quella persona. Solo in epoca successiva la DIA ha verificato esattamente quelli che erano i precedenti dell'imputato, facendo un'informativa a parte che è stata depositata in epoca successiva all'inizio del dibattimento. Circostanze che ho avuto modo di chiarire ampiamente allorché feci la richiesta di sentire queste persone, quindi non facevano parte del fascicolo del PM al momento in cui è stata redatta la lista. Perfetto. Su questi aspetti però tenga conto la Corte, su questi ultimi aspetti, che ha di recente deposto pure il capitano, il colonnello Pellegrini, mi pare, no? Proprio sulla biografia giudiziaria dell'avvocato Romeo, ha detto tutto, insomma. Va bene, va bene. Allora la Corte, no, scusa Presidente, prego. Questo non c'entra, dovrebbe prestare giuramento l'avvocato Rico Fedele, abbiamo tutti i documenti, approfitterebbe di questa seduta della Corte per fare il giuramento d'avvocato di abilitazione alla professione. Pubblico Ministero, abbiamo i documenti, va bene, va bene, deve venire qui. Allora, metto della torta. Questi sono i due documenti. Fare poi deve tornare il sì, uno al Presidente. Sì.
voce in più. Va bene. E dietro c'è la venga la parola di riserva. Sono da vostra fuori ai fini potessimo giudicare. Giudica di fini di miei doveri professionali con lealtà, amore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Chiesa. Esporre, quindi allora la Corte dichiara il dottor non si chiama Luigi, quindi ora Federico Domenico Martino Fedele, e che il dottor Domenico Martino Fedele sia ammesso per l'esercizio delle sue funzioni di avvocato presso questo tribunale. La penna. Il segretario dovrebbe firmare e il pubblico ministero e il segretario. A voi. Va bene, e allora la Corte si riserva di decidere sì. sulle richieste del pubblico ministero della difesa, che aveva qualche problema, avvocato? No, stavo dicendo questo, siccome la Corte si riserva di decidere, poi per quanto riguarda, abbiamo fatto richiesta col 195 e 507, quindi... alla prossima udienza, diciamo, una volta dovrebbe decidere, secondo sì, me, scegliendo la riserva fuori udienza e poi per utilizzare la prossima udienza per i testimoni che ci darà la Corte, perché il 195... No, assolutamente. Noi la prossima udienza, l'udienza di rinvio, sceglieremo e leggeremo l'ordinanza praticamente. E, quindi la... e poi a breve stabiliremo appunto, faremo un calendario. Va bene. Per quanto riguarda l'eventuale audizione. E allora quindi c'è da dire a quando andiamo adesso sì, per sciogliere. Sì, dobbiamo andare al 25 febbraio, ore 15. Sarà questa per sciogliere. Invitando le parti a comparire senza ulteriore avviso. L'udienza è tolta. Niente, ma io non avevo la mia agenda. No, l'agenda, dico quella che mi sono portata. Attenzione, patente.